Oggi che ruolo avete ricoperto nel gioco? Ho fatto il responsabile dello studio tecnico del... Il sindaco. Ci avete azzeccato? Avete capito qual era il problema principale nel vostro comune? No. No. Qual è stata la cosa più difficile? Ovviamente collaborare e far quadrare tutte le nostre idee, diciamo, per farne una propria, una comune. Qual è stata per voi invece, per il vostro gruppo, la cosa più difficile da... Anche per noi riuscire a collaborare, mettersi d'accordo con le idee, perché erano molte idee diverse da mettere insieme in così poco tempo e non era facile. Ma era molto lontana la soluzione? Bah, no, diciamo di no. Cosa avete imparato oggi da questo gioco? Qual è stato l'elemento più interessante? Abbiamo imparato che bisogna, diciamo, leggere meglio, perché molte informazioni che noi abbiamo sottovalutato c'erano state date, ma non abbiamo prestato attenzione, quindi abbiamo sbagliato per questo motivo. Sul vostro territorio quali rischi ci sono? Li conoscete? Sul territorio della città o in generale, per esempio nella valle. Dove vivi tu? Per esempio il più vicino a noi sono sicuramente le frane, visto che abbiamo le montagne vicino e visto che è una zona alluvionale la nostra. E per me è uguale, perché io abito a Valgioie, vicino. E avete mai pensato che anche la diga del Moncenisio può presentare dei fattori di rischio per il vostro territorio? Sì, sicuramente sì. E se è un rischio da considerare, ovviamente. Qual è il rischio con la diga? Il rischio che magari per qualche errore di costruzione che non regga, comunque può fare molti danni, come è successo nel Vajont, che devasta paesi interi togliendo la vita a molte persone. Sicuramente bisogna ovviamente prevenire questo genere di cose e considerarli quando si vanno a valutare i rischi del territorio.